Buongiorno ragazzi, sono Lucio come sempre, benvenuti sul canale di Food18 Italia. Oggi siamo qui per un video su compravendita, alla fine del video ci saranno dei consigli per la settimana che arriva e parliamo del Food Birthday, delle icone, dei nostri guadagni, dagli investimenti che vi abbiamo consigliato sulla pagina Facebook. Intanto iscrivetevi al canale, mettete un like al video, commentate se avete domande e seguiteci su Facebook. Parliamo di food e dunque siamo qui per fare un riepilogo di quello che è stato l'evento, i nostri guadagni e parlare di quest'uomo qui. Quest'uomo qui, quest'uomo qua e quest'uomo qua. Parliamo di Ronaldo, Maldini e Gullit. Probabilmente le tre icone che più spostano gli equilibri in una squadra su FIFA Ultimate Team. Ronaldo 96 penso sia una cosa devastante. Dubito che lo farò prima della fine della stagione perché veramente tanti 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 crediti, 3 milioni e mezzo costa più o meno porta FUTBIN e non è veramente fattibile una sfida del genere, cioè parliamo di mi pare 14 sfide, 14 rose, 1, 2, 3, 4, 14 rose di cui una con overall 89, non oso immaginare acquistare tutti questi giocatori. Gullit è il centrocampista più forte del gioco, non c'è proprio nulla a dire, se lo mettessimo CC o COC è veramente devastante. Il mio prossimo obiettivo sarà Crespo che farò col calare dei prezzi delle carte 83-84 al termine del Food Birthday. Bene, vediamo un po' i nostri guadagni, tra l'altro oggi è cominciata la Food Champions, quindi a brevissimo inizieremo subito le partite di Food Champions. Vediamo i nostri investimenti, ad esempio Ter Stegen, portiere 87 del Barcellona, acquistato per 27.000 crediti, si vende tranquillamente a 33.000, quindi un buon guadagno anche su di lui. Poi Perisic aspettiamo la luna piena che dovrebbe essere il prossimo weekend, considerate questo acquistato 39.000 crediti è veramente un prezzaccio. Quello, il giocatore su cui abbiamo investito di più e su cui guadagneremo di più è sicuramente Chiellini, acquistato a 45.000, si vende a 59.000, considerando che ha lo stile Ancora, lo possiamo mettere tranquillamente anche a 60.000 crediti. Qui sono tolte le tasse, sono 12.000 crediti puliti, puliti.
potesse servire per qualcosa. Ericsson 87, 31.750, pagato 27.000 crediti. Carte anche su cui ho guadagnato di più, Iniesta 34.500, pagato 26.000, questo è pulitissimo, bellissima, questa è una bellissima vendita, un bellissimo guadagno. Un altro su cui ho guadagnato un sacco è Alexandro, questo non lo vendo perché lo sto utilizzando, veramente veramente forte, se non l'avete provato vi consiglio di provarlo. Pagato 42.000 crediti e sta a 59.000, pensate, questi sono 15.000 crediti puliti puliti di guadagno. Nainggolan anche è salito, sono riuscito a prenderlo ad un prezzo di 52.000, adesso costa 58.000, non è eccessivo il guadagno, però non utilizzandolo lo vendo. Non l'ho mai provato neanche Nainggolan, non è un giocatore che riesco facilmente a ibridare in squadra, preferisco utilizzare altro. Gli ultimi sono Rakitic e Mertens, Rakitic 87, costa 33,5, pagato 27,7, quindi anche questo un ottimo guadagno, 33,5. Ultimo, per non farvi annoiare, Mertens, e poi vi parlerò di una possibilità di guadagno per la settimana prossima. Mertens addirittura è salito a 36.000, questi sono 8.000 crediti puliti, pagato 26.500. Mamma mia, grazie al Food Birthday, grazie tante. Ebbene, ora vi parlo di un già venduto qualcosa, vediamo chi. Silva e Iniesta, ottimo. Allora, vi parlo di un investimento da fare per settimana prossima in vista della sfida incontri principali, perché è molto probabile l'uscita di Juve-Milan. Juve-Milan chiaramente una delle partite più interessanti del prossimo weekend. E comprate Rugani magari anche in 20-30 copie, perché ci sarà la possibilità di rivenderlo ad un prezzo molto vantaggioso. Sia prima dell'uscita della sfida, sia in seguito all'uscita della sfida, qualora esca chiaramente la partita, perché ci sono, grazie a tutte le sfide, ci sono un sacco di carte che sono diminuite, vertiginosamente sul mercato, soprattutto ovvero l'80, 81, 82, per non parlare chiaramente di 83, 84, ma quelli non ci interessa per la compravendita. Perché sono state utilizzate per tutte le SBC proposte, gli aggiornamenti o le sfide giornaliere del compleanno. Quindi consigliamo di comprare Rugani a massimo 900-950 crediti, magari se sniperate un po', avete più voglia di me, riuscite a fare ottimi affari. E rivendete un buon 70% prima dell'uscita della sfida, così da guadagnare già, sicuramente si troverà intorno ai 1.300-1.400, quindi guadagnate quasi 400-500 ca a carta. Tenetene un 30% perché qualora uscisse la sfida, secondo me potrebbero salire anche a 2.500-3.000 crediti e quindi fare un bel guadagno di 2.000 crediti a carta. Detto questo, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettete un like al video, commentate se avete bisogno di chiarimenti, dubbi, se volete consigli, siamo sempre disponibili. Seguiteci su Facebook e trovate tutti i link utili in descrizione, sia alla pagina, al nostro gruppo privato, all'iscrizione al canale. Se volete fare una piccola donazione, siamo sempre qua. Vi ricordo che nessuno ci paga, non riceviamo mai nulla da niente, non niente da nulla, scusate, da nessuno, va bene, non importa. Non abbiamo sponsor, per cui viviamo solo di passione per Ultimate Team. Detto ciò, buona compravendita a tutti, grazie per avermi seguito e un saluto da Lucio e da Food18 Italia.